La terza sfida in chiave playoff tra Nevros e Gela si chiude a reti bianche, ma con parecchie emozioni che hanno alla fine divertito tutti i presenti, compresi i tifosi del Gela che hanno seguito a Lenzo Vasi di Jaka di Piraino i biancoazzurri di Mirko Fausciana. Nevros che ci prova sin da subito, ma il colpo di testa di Jaimo al minuto 9 si perde ballato. Poi il grandestro da fuori area di Camara al 19esimo sfiora il palo alla sinistra di Di Martino, mentre il diagonale di Mazzuf al minuto 23 non c'entra lo specchio della porta. Il Gela non sta a guardare, si rende minaccioso al minuto 36 quando Rechichi col destro costringe In Ferrera a compiere gli straordinari per salvare il risultato, con i biancazzurri che dal corner successivo lamentano anche un tocco di mano da parte di Genovese su quale il signor Citraro lascia giocare. Nella ripresa i biancoazzurri la potrebbero sbloccare al minuto 72, ma solo il palo nega allo giudice la gioia del gol. Ospiti che all'81esimo rimangono invece in 10 uomini per l'espulsione di Tomaino, che già ammonito si becca il secondo giallo della sua partita dall'arbitro per l'intervento falloso su Petrullo. La Nevros allora tenta di approfittarne, ci prova per primo Silipigni, ma il suo sinistro si spegne alla destra del portiere. Poi per due volte Assenzio al minuto 86 e al minuto 89, ma le sue conclusioni sono disinnescate dall'attento Di Martino. Ed infine al 91esimo la spettacolare girata acrobatica di Genovese si stampa sulla traversa, pareggiando così il conto dei legni. Il Gela comunque ci prova fino alla fine, ma il tentativo in area di Signate non c'entra il bersaglio grosso. La Nevros sale in classifica, quota 22 punti e si porta a meno 1 dalla zona playoff, mentre il Gela sale a 25 punti e si conferma in quarta posizione.